Ciao Anime Click, siamo qui al Kappa Festival di Ferrara con Maria Mazzacchi che ci ha gentilmente concesso un'intervista prima della sua conferenza. Andiamo a raffica perché la stanno aspettando alla conferenza e l'abbiamo rubata praticamente ai suoi fan. Vai, Dario. Allora, lei ha girato fuori dal Giappone per molto tempo, ha vissuto in diversi paesi, in America, in Europa e in Italia. Questo ha influenzato in un certo senso il suo modo di disegnare, di raccontare storie? Credo di sì, perché cioè, all'inizio non avevo minimamente intenzione di diventare un artista, cioè ho iniziato con diciamo, l'arte, belle arti, che avevo intenzione di diventare una pittrice semplice diciamo, lo stile classica, però il punto è che ho visto che c'è stato un po' di difficoltà da sopravvivere con questo tipo di pittura, allora niente, i miei colleghi della scuola mi hanno consigliato di fare fumetto. Quindi vabbè, ho cominciato a fare fumetto, però come sostanza, diciamo, la partenza è senza aver letto nessun fumetto, cioè non come tanti altri fumettisti che magari si iniziano a fare fumetto perché hanno letto tanti fumetti, che si sono influenzati. Io per il primo fumetto ho letto quando avevo 27 anni, quindi fai conto, cioè. Quindi lo stile secondo me è molto diverso da diciamo, altri fumettisti che magari sono avuti dei influenzi o diciamo, spinte diciamo, da altri lavori giapponesi. Avendo, cioè, io studio ho fatto in Italia, ho fatto l'Accademia a Firenze per 10 anni, poi dopo per un pezzo sono tornata in Giappone, poi dopo subito sono tornata in Europa, poi dopo sono spostata in Siria, in Medio Oriente, poi dopo sono andata in Portogallo, poi negli Stati Uniti, poi sono tornata in Italia di nuovo, quindi credo che tutto questo diciamo, giro mi ha creato diciamo, lo stile un po' particolare confrontato con i testi giapponesi. Sì. E adesso ha recuperato, ma ha letto un po' altri fumetti di altri autori o Avevo letto un po', ma non tutto, perché prima di tutto io direi che non sono buon lettrice di fumetto, cioè forse leggo più i libri normali al posto di libro, cioè al posto di fumetto che mi viene più fantasia, mi viene più diciamo l'immaginazione liberamente. Però ovviamente se alcuni fumetti che mi interessano leggo con tanto piacere e con tanto affetto. Però non è che mi spinge veramente, diciamo che mi influenza tanto per fare dei miei disegni. Se non ricordo male, c'è un suo omaggio in un volume di Arrivare a te, Kimi ni Todoke. Lei ha contatti con altri suoi colleghi in Giappone in qualche modo? C'ero però non fortemente, perché in generale io dato che vivo in Italia non è che ho dei sempre questi contatti in cui ci vediamo, a parte i fumettisti sono delle persone un po' chiuse, quindi anche stando in Giapone non è che abbiamo occasione per incontrarci spesso, però vabbè, alcuni fumettisti ho sempre contatto, però la maggior parte sono dei fumetti maschili, non ho tanto rapporto diciamo con fumettiste donne. Perché il mio stile di mio fumetto diciamo più dedicato ai maschi che alle donne, quindi i miei amici sono, la maggior parte sono i maschi. Lei sta sfatando anche un mito perché praticamente si vocifera molto e lei è l'unica mangaka che effettivamente vive in Italia di fama internazionale. Come mai questa scelta? Non è stata la mia scelta, cioè è stata così a caso perché io sono sposata con un italiano che lui non aveva diciamo, intenzione di viverci in Giappone, che è una persona che aveva diciamo, sua occupazione, cioè suo campo di lavoro che si occupava con l'Europa, con l'America, quindi o qualcuno deve cedersi a lui o a me, quindi io ho deciso di spostare perché fumetto è un lavoro che si può fare ovunque, qualsiasi posto che puoi. Poi adesso che se c'è internet puoi fare anche mezza alla giungla, mezza alla deserta, Quindi quindi anche in Italia. anche in Italia ovviamente è più facile, è più comodo, anzi. Quindi com'è questo vivere in Italia? Come si trova? Sto bene perché dato che faccio fumetto del genere storico, poi la maggior parte dei fumetti che io faccio sono dei temi romani antichi, quindi meglio stare nei luoghi dove ispiri di più, cioè fai 2 passi dalla porta della tua casa e vedi magari delle cose che magari hai Quindi qualche cosa in mente, sì. lei le terme le ha viste veramente, le terme romane? Io terme romane le ho viste tante, ma non solo in Italia ovviamente, quando vivevo nel Medio Oriente, la maggior parte, quando vivevo in Siria, che lì ci sono rimasti delle tracce, diciamo, ancora forse più meglio degli altri posti in Europa, perché dato che il clima è molto secco, poi meno frequentato dai turisti, eccetera, quindi le
direi che forse mi ha dato molta ispirazione con Gravità Volà. E poi, prima di tutto, la vita fuori dal Giappone, la roba più, diciamo, più problematica per me è di non poter fare bagno termine anche, no? Vero. Cioè, avendo vissuto tantissimi appartamenti, ma la maggior parte degli appartamenti non aveva mai vasca da bagno, o che c'è la vasca da bagno ma senza tappo, non so, senza alcuni problemi, in cui si sentiva che la gente non aveva esigenza di fare vasca da bagno, no? Quindi mi aumentava sempre questa voglia di fare, riempire, diciamo, di acqua calda e immergersi dentro. L'ultima domanda che voglio fare io è, essendo noi un sito che comunque raccoglie un po' le informazioni da parte del fandom, siamo il principale sito italiano, qualcuno ha fatto una critica a Terme Rome dicendo è un pochino irriverente nei confronti dell'Italia. Lei ha, qualcuno gliel'ha detto vivendo in Italia, ha sentito questa, che ci sia stato questo problema? Perché sì, ovviamente, perché il tempo romano è molto diverso dall'Italia attuale. Cioè, l'Italia prima di diventare influenza cristiana, quindi un po' tutta un'altra cosa, anche mentalità dei romani non sono corrisposte a questi italiani adesso. Assolutamente sì. Quindi magari per voi italiani, vedendo questo tipo di atteggiamento di questo Lucio, che sarebbe un po' strano, però io credo sia un po', diciamo, con questo orgoglio di essere romano, un po' rigido, cioè, diciamo, questa mentalità un po' rigida, che forse si somiglia più a giapponese che magari italiani di adesso. Italiano di adesso, sì. Sicuramente. No, un po' c'è ancora, noi, un po' c'è, sì. Noi viviamo a Roma. Ah, beh, allora con questo orgoglio anche e questo, diciamo, rispetto. Sono molto orgogliosi della loro città, della loro storia. Beh, allora, ci siamo rispecchiati parecchio, Lucio, effettivamente. Ah, bene, bene, allora non c'è problema per questo punto di vista. Dario, volevi fare altre due domande? Sì, Terme Rome è stato un grande successo un po' in tutto il mondo, che sia in Italia ma anche in Giappone. E lei se l'aspettava? No, per niente, perché all'inizio il mio redattore ha detto ah, speriamo che ci siano 500 persone tutto in Giappone che magari interesserebbe a Tormetto, perché è un argomento di nicchia, cioè di Roma e di Bagno Terme. Cioè non è un argomento che potrebbe andare bene ai bambini piccoli che leggono, che ne so, One Piece o cose del genere. Quindi classiche cose da mano. Non avevo minimamente intenzione di fare, cioè di avere successo con fumetto. Io volevo fare fumetto che mi convince, fumetto che mi piacerebbe leggere io prima di tutto. Quindi mi spavento un po' con questo risultato che non sarei mai aspettata. Quindi la storia non l'aveva pensata dall'inizio alla fine? Perché all'inizio sono autoconclusive le storie, sì, poi sì, comincia ad avere una trama. Sì, più o meno avevo delle idee da poter fare tipo due libri, non più di due libri, però dopo che quando ha visto che stava per vendere, il mio redattore ovviamente ha detto allunghiamoci, mettiamo altri argomenti che magari potrebbe diventare 50 volumi, 100 volumi, di cosa per carità. 100 volumi il compagno termine non si può, quindi via, cioè, abbiamo concluso con 6 volumi. Quindi la sorpresa anche che hanno fatto live action e anime in effetti, sì. Quindi un successo clamoroso, un successo che nessuno avrebbe mai aspettato. Assolutamente, sì. E le fanno adesso ulteriori proposte di fare una cosa simile? Adesso sì, adesso continuo a fare sempre fumetto su, diciamo, dei temi romani, però non più comico, diciamo, di questo genere qua, quindi non so quanti lettori mi sto seguendo. Ecco, questo è praticamente, sì. Questo è un fumetto di Plinio Grande, Plinio il Grande, però uno di, diciamo, personaggio romano che magari è sconosciuto in Giappone. Però dato che ho approfittato di fare un fumetto un po' comico da ridere con questo argomento romano, questa volta ho voluto fare una cosa un po' più seria. Però non si vende ovviamente come, insomma, quantità di questo libro, cioè non importa, capito? Io vorrei fare un fumetto che magari di buona insegni qualità, qualcosa, che rimanga in sera qualcosa, che magari potrei presentare qualcosa di antica Roma ai questi giapponesi che magari non trova nessun rapporto tra, diciamo, due culture. Però vedo che in Giappone, innanzitutto, che in Giappone amino molto l'Italia, lo sappiamo, sì, però vedo che ultimamente va di moda anche l'antica Roma. Noi quest'estate spero abbiamo parlato, ho dato un po' di spinta per questa, diciamo, la simpatia per l'antica Roma, perché ci sono tantissime somiglianze, tantissimi argomenti qui interessanti da comparare. Questo, diciamo, costume di fare vari hotel quotidianamente, poi anche questo tipo di mentalità. Sì, non ci avevamo mai pensato noi che i giapponesi e gli antichi romani potessero avere tanti punti in comune. Terme Rome ce l'ha fatto scoprire e poi alla fine abbiamo voluto tantissimo. Dire sì, effettivamente è vero. Sì. Quando le è venuta questa idea? Mi è
niente, cioè non ho neanche spinto di avere questa idea, mi è venuto di colpo così mentre stavo stirando vestito, mi è venuto in mente che un romano se saltasse fuori dal bagno terme giapponese sarebbe interessante, mi sono messa a ridere da sola così, immaginando. Vabbè, affascinante. Noi non possiamo... abbiamo parlato quest'estate col maestro Gengoro Tagame, che lui sappiamo che gli piace molto l'antica Roma. Sì, è molto amico con noi, sì, come anche. Sì. Quindi ci fa piacere se anche in Giappone le nostre tradizioni cominciano ad essere un po' più appunto. Anche per i giapponesi che sarebbe più interessante visitare l'Italia, almeno avendo un po' di idee. Non solo dello shopping. Sì, appunto, non solo dello shopping, di mangiare, esatto. O delle, non so, capito, questa roba qua. Ha qualcosa da dire agli italiani, visto che noi siamo il principale sito italiano che parla di anime e manga, lei ci vive da tanto tempo, qualcosa da dire a noi italiani? A voi italiani? Vabbè, allora niente. Comunque io vi ringrazio perché dato che io, cioè, avendo studiato seriamente, rigidamente per 10 anni all'Accademia, non perché io ho voluto, insomma, ho dovuto fare tante altre cose. Complimenti per il suo italiano. Beh, grazie. No. Comunque niente, stavo dicendo che appena sono arrivata dal Giappone da 2 giorni, quindi ho parlato solo in giapponese, quindi adesso ancora ho perso l'abilità linguistica un po'. Comunque niente, io credo che questo commento sono riuscito a fare perché vivo in Italia, perché ho aspirato tante cose in Italia, poi la mia mentalità non completamente, diciamo, delle quelle giapponese, riesco a vedere e inquadrare due cose da due differenti punti di vista. Però molte cose d'Italia mi aiuta tanto e mi condivido tantissimo anche, cioè, anzi tante cose ci sto meglio con l'Italia che con il Giappone, no? Questa è la prima volta che sentiamo un giapponese dire una cosa del genere, Dario. No, ma direi anche tu, no, penso che... Sì, no, ieri l'abbiamo già intervistata e non diceva proprio così. Però dice... che sì, si sente sempre un po' di nostalgia, però poi alla fine... Manca sempre di meno, in effetti, avendo forse sempre più età. Noi riusciamo a assorbire con la nostra, magari, un modo di fare, anche la nostra vita, poi alla fine contagiamo, diciamo. Sì, ci vuole un po' di energia, ok? Sì. Per adattarsi a due rati di, diciamo, cultura così diversa. Però io vedo che quando sono in Giappone sono estranea, cioè sono trattata come una straniera. Quando vengo qua mi vedono come giapponese, però vabbè, dopo 2 o 3 chiacchiere ci rendono conto che non sono completamente giapponese. Ce ne siamo resi conto anche noi. Quindi vabbè, molte cose magari, dato che vivo in Italia da quando avevo 17 anni, ormai è passato già 30 anni. Noi ringraziamo Mary Yamazaki, che è stata simpaticissima, è stato un onore averla con noi, vero Dario? Sì, grazie mille. Alla prossima. Alla prossima.